L'unico tiro in porta subito nel corso dei 90 minuti è costato caro al Benevento, condannato immeritatamente alla prima sconfitta in campionato nella sfida contro il Catania. I giallorossi non hanno affatto demeritato, dimostrando compattezza, gioco e voglia di vincere. I siciliani sono stati bravi soprattutto nel primo tempo, quando hanno amministrato il gioco a centrocampo e punito la truppa di Carbone al momento giusto. Il vantaggio è giunto al 23esimo, Papaserio arpiona con eleganza il pallone in aria e con decisione punisce Di Donato. Nei minuti successivi il Benevento ha cercato di riequilibrare l'incontro e ci è andato vicino al 30esimo, insidiosa punizione di Petrone, Quattrocchi sfiora il pallone di testa a pochi passi dalla porta avversaria. Nella ripresa i giallorossi hanno dominato l'incontro, assediando un Catania che si è arroccato con tutti gli effettivi dietro la linea del pallone. Al 20esimo i Sanniti sono andati vicini al gol, Petrone mette in mezzo una sfera velenosa, la palla viene deviata da Rizzo sul palo, attraversa tutta la linea di porta prima di essere spazzata da un difensore siciliano. Al 28esimo Petrone trova il gol di testa su assist dall'alto destro, ma l'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione regolare dell'attaccante giallorosso. Nei minuti finali il Benevento è entrato nuovamente vicino alla rete, punizione di Sparandeo che mette in mezzo, tra una selva di gambe la sfera viene calciata da Morganella che colpisce il palo esterno. Dopo 7 minuti di recupero il Catania ha potuto festeggiare una vittoria sperata. Per i giallorossini è una sconfitta che brucia, ma che lascia ben sperare per l'ottima prestazione collettiva. Perdere una partita con mezzo tiro in porta è sempre brutto, soprattutto proprio quando trovo una squadra che viene da stagioni esaltanti, da calcio giocato, viene qua a buttarsi dietro la linea della palla senza superare il centrocampo. Poi è ovvio che la disattenzione fa parte del gioco e quando crei 7-8 azioni da gol devi finalizzare, sennò poi il risultato è questo, è complesso. Non possiamo rimproverare niente ai ragazzi per quello che è stato l'impegno e il volume delle situazioni di gioco prodotte. Dobbiamo fare autocritica sul fatto che purtroppo alcune volte se non si finalizza si perdono le partite. Ringraziati per l'impegno e per averci provato fino all'ultimo minuto. Poi purtroppo spesso il calcio è questo, se non la butti dentro sono più lesti, ti fanno con gli avversari. Però nel complesso andiamo avanti sulla nostra strada. Innanzitutto ci auguriamo di recuperare gli infortunati e gli squalificati, già sarà una cosa importante. Martina sarà un'altra partita difficile, ogni trasferta lo è purtroppo, però noi abbiamo bisogno di riscattarci e mi auguro che riusciamo a riprenderci il prima possibile. Sia Fusco che Spalanda hanno fatto una partita esaltante. Fusco ha giocato tutta la partita mostrando di essere un giocatore che può fare ogni categoria. Sparandeo è entrato nella maniera giusta e dai suoi piedi sono partiti 4-5 occasioni da rete che potevano regalarci il pareggio in quella che è una partita dove vincere 4-0 non ti sarebbe servita a niente per quello che hai prodotto. Quando poi le gare si mettono sotto il profilo agonistico o sotto il profilo della cifra atletica o ovviamente dei lanci lunghi, noi andiamo in difficoltà perché paghiamo questo. Fin quando rimaniamo su parametri palleggio, ricerca del gioco, credo che il primo tempo l'abbiamo fatto discretamente bene, noi in maniera eccelsa. Secondo tempo purtroppo non l'abbiamo fatto e questo mi è dispiaciuto perché noi dobbiamo allenarci, ci alleniamo perché desideriamo, chi ci viene a vedere, fare un determinato tipo di calcio. Ho avuto il piacere di incontrare anche persone che conoscevo precedentemente, che hanno la disponibilità per quanto riguarda la crescita di questo settore, ci credono, è una società organizzata e questo fa onore perché si vede che c'è molta pulizia anche all'interno e tanta disponibilità quando siamo venuti, come siamo stati accolti, e questo qui è sinonimo ovviamente di gente alle spalle che lavora sotto determinati principi. E anche per noi sarà ogni giornata sarà qualcosa di diverso rispetto a quello che magari eravamo prima abituati a fare. Però per dare un senso ancora più e più una logicità, la società ha preferito appunto abbassare notevolmente l'età nella speranza di farci trovare pronti anche in seguito in campionati diciamo più importanti. La squadra è stata molto ottima e in campo abbiamo dato tutto e tutti e purtroppo la palla non è voluta entrare in nessun modo, in nessuna maniera. La palla ha trapassato tutta la linea dell'area di rigore e il nostro compagno di squadra non è riuscito a mettere la palla dentro. Secondo noi, cioè, non era gol, però poteva esserci. Direi che ho dato tutto, anche essendo capitano della squadra, e sono soddisfatto della mia prestazione e della prestazione dei miei compagni. Pazzesca casertana,
La truppa di Formisano ha sconfitto 3-2 la Juve Stabia nei minuti di recupero, conquistando così il comando della classifica. Grande merito va al centrale difensivo di Ronza che, sotto di due reti, ha preso per mano la sua squadra e realizzato una doppietta che vale 3 punti d'oro. La sfida non è cominciata affatto bene per i rossoblù. Al quinto le Vespe sono passate in vantaggio al termine di una bella azione. Liguoro serve al centro Andreozzi che da pochi passi insacca per l'1-0. Con il passare dei minuti le due squadre si sono equivalse e non hanno creato azioni degne di nota. Nella ripresa la partita si è letteralmente infiammata. La Juve Stabia al 24esimo trova il gol del raddoppio con Cioffi, che approfitta di un passaggio di un suo compagno per mettere in cassaforte il risultato. L'illusione della vittoria è durata poco, dato che la truppa di Formisano accorcia le distanze al 26esimo con un colpo di testa di Dironza sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 27esimo esplode di gioia l'impianto sportivo casertano con la rete di Andreozzi, propiziata da un ottimo assist di Dambra che vale il pareggio. Nei minuti finali è successo l'incredibile, Dironza scrive ancora una volta il proprio nome sul tabellino dei marcatori, consegnando alla sua squadra una vittoria insperata. Da quando è iniziato il campionato non ci sono mai partite semplici per noi, sono tutte guerre, tutte battaglie e questo incarna un po' lo spirito e l'agonismo che c'è in questo girone. Noi abbiamo messo tutto quello che avevamo, i nostri principi di gioco, la nostra mentalità e alla fine abbiamo vinto, a mio avviso meritatamente, anche se la Juve Stabia ha fatto una grande partita. Il primo tempo sono stati nettamente superiori loro, soprattutto a centrocampo, poi abbiamo cambiato qualcosa e ce l'abbiamo fatta. Loro meritavano la vittoria, però quando dico che abbiamo meritato questa vittoria è perché ragazzi alla fine ha vinto la squadra che ci ha creduto di più. È successo quello che succede nei giovani purtroppo, ma anche con i grandi, che praticamente abbiamo abbassato il ritmo. Abbiamo avuto delle difficoltà anche fisiche con qualche giocatore, quindi i cambi a differenza di domenica scorsa ci sono stati un po' fatali, perché abbiamo cambiato anche modulo per cercare di arginare la veemenza della squadra avversaria, che giustamente perde 2-0 e quindi si rigetta nell'area avversaria e il risultato è stato purtroppo non a noi consono. No, si deve lavorare sicuramente perché sono giovani, purtroppo devono imparare a gestire non solo la partita di calcio ma anche quello che è il retropartita, prima della partita, che io questo gli imputo a qualche mio giovane che purtroppo non prepara bene la partita già dal sabato sera, perché ricordiamoci, questi sono ragazzi di 15 anni e il sabato sera, noi che giochiamo la domenica, può essere fatale in 2-3 persone e questo poi in campo si vede purtroppo. Noi giochiamo col Foggia, una squadra che ormai il livello si vede che è molto, molto livellato, insomma. I ragazzi si impegnano tanto, soprattutto sul piano fisico, manca un po' di lucidità tecnica, soprattutto poi visto anche il secondo tempo dove ci sono stati capovolgimenti continui, come vuol dire quindi che manca poi l'atteggiamento e la freschezza mentale di questi ragazzi. Noi ci auguriamo di riprenderci e di poter fare di nuovo riprendere il nostro cammino. Giornata non positiva per le compagini Beretti di Benevento e Casertana. I giallorossi sono stati sconfitti in casa dal Catania, mentre i rossoblù hanno perso sul campo del Lecce con il punteggio di 3-1. A gonfiare la rete per la truppa di Troise è stato l'ex giallorosso Lorenzo Perfetto. Questi i risultati dell'ultimo weekend. Benevento-Catania 0-1, Catanzaro-Monopoli 4-0, Cosenza-Messina 1-1, Fidelissandria-Martina Franca 2-2, Foggia-Matera 2-3, Lecce-Casertana 3-1, Melfi-Agragas 2-3. La classifica vede l'Agragas al comando con 6 punti, Matera secondo con 4, Catanzaro, Catania, Lecce, Casertana, Foggia e Monopoli a 3 punti, Messina, Benevento, Martina, Andria e Cosenza 1, Melfi a 0. Il prossimo turno si giocherà sabato 3 ottobre 2015 e vedrà confrontarsi Agragas Foggia, Catania Melfi, Catanzaro Cosenza, Martina Benevento, Matera Lecce, Messina Fidelissandria, Monopoli Casertana.
L'Under 17 del Benevento non dà continuità alla vittoria di Latina, uscendo sconfitta per 3-1 dalla trasferta di Macerata. Il gol della bandiera è stato siglato su calcio di rigore da Manera nel finale. Disfatta anche per la Caseltana, che non è riuscita a evitare un risultato negativo contro la Lupa Roma, lontano dalle mura amiche. Il risultato finale è stato di 2-1 con marcatura rosso-blu di Minale. Questi i risultati del weekend. Ascoli Pescara 0-1, Foggia Virtus Lanciano 1-0, L'Aquila Roma 1-2, Lupa Castelli Teramo 2-1, Lupa Roma Caseltana 2-1, Maceratese Benevento 3-1, Melfi Latina 0-2. La classifica vede al comando Lupa Roma, Roma e Pescara con 9 punti, Foggia 7, Maceratese 3, Benevento 3, Latina 3, Lupa Castelli Romani 3, Virtus Lanciano 3, Caseltana 2, Ascoli, L'Aquila, Melfi 1 punto, Teramo, fanalino di coda con 0 punti ma 2 gare in meno. Il prossimo turno si disputerà domenica 4 ottobre e vedrà confrontarsi Benevento-Lupa Castelli, Caseltana-Foggia, Pescara-Lupa Roma, Latina-Maceratese, Roma-Ascoli, Teramo-L'Aquila, Virtus Lanciano-Melfi. Festa grande invece per le formazioni Under 15 di Benevento e Caseltana. I giallorossi hanno spugnato il campo del Monopoli grazie a una doppietta di Dublino. I rossoblù hanno liquidato tra le mura amiche parità della Juve Stabia. La truppa di Formisano è balzata al comando della classifica in solitaria, mentre i Sanniti seguono a una lunghezza di distanza. Questi i risultati: Caseltana-Juve Stabia 3-2, Foggia-Bari 1-2, Ischia-Melfi 1-1, Lecce-Avellino 1-2, Martina-Fidelissandria 0-1, Monopoli-Bari 1-2. Come dicevamo, in testa alla classifica c'è la Caseltana con 7 punti, seguono Benevento e Fidelissandria con 6, Avellino con 5, Martina, Lecce, Juve Stabia e Bari con 4, Ischia con 2, Melfi con 1, Monopoli e Foggia chiudono la classifica con 0 punti. Il prossimo turno si disputerà domenica 4 ottobre e sarà aperto dal derby Avellino-Caseltana. Poi Bari Monopoli, Benevento Martina, Fidelissandria Ischia, Juve Stabia Foggia e Melfi Lecce. Purtroppo da giovane, da ragazzo, insomma, ho chiuso anzitempo la carriera di calciatore e mi sono dedicato da subito ad allenare, perché ce l'avevo dentro per vocazione, per passione. E la mia formazione è campo, tanto, gavetta con tante scuole calcio, provare, riprovare e verificare poi quello che apprendevi nei corsi che abbiamo fatto, chiaramente pure con i vari patentini di allenatore. E gioia, passione, tanta passione, sacrificio, regole e divertimento. Senza gioia non si può fare quello per cui si ha amore. Sta diventando una famiglia, una casa, un posto dove esprimersi, e condividere gioie, dolori e tutti quei sentimenti che ci sono in questo bellissimo sport. Ma questo è un settore giovanile importante, che ha un passato importante e non si può cullare sugli allori, su quello che è stato fatto, sui giocatori che sono stati fatti, ma giorno per giorno bisogna sempre fare meglio. Quindi io con umiltà mi aggrego col mio però spirito, con le mie idee, e cercherò di accrescere questa grande famiglia, questo grande settore giovanile, che per me, voglio dire, è tra i più importanti che ci sono nel sud Italia e spero poi lo diventi a livello nazionale. Ma tanto, mi ha dato già tanto, e io per mia, insomma, vocazione mi piace sempre crescere, migliorare, guardare, prendere spunto. Qua abbiamo Gnoffo che ha giocato in Serie A, quindi basta solo guardare come approccia con i ragazzi. C'è Dago, c'è il mister Gemma, ci sono stati tanti e grandi tecnici dai quali abbiamo potuto attingere, chiaramente poi con le nostre idee, col nostro modo di elaborarle. Però insomma tantissimo, mi accresce e ancora io voglio crescere tanto. Ma tantissimo sotto il profilo umano e quindi sotto il profilo della crescita, perché è su questo che poi magari uscirà fuori qualche calciatore. Tante persone che lo praticano, da qui la difficoltà a tirar fuori i calciatori, perché la selezione è veramente enorme, su migliaia di partecipanti poi alla fine pochissimi riescono. Filosofia calcistica: è chiaro che a tutti piace vincere, è inutile dirlo, piace attaccare, fare bel gioco, questo è quello che ci deve poi contraddistinguere. Il fare gioco, avere sempre la palla, attaccare e poi chiaramente i
valori li dà il campo, quello che saremo, che faremo in campo, che meriteremo, avremo. C'è un uomo solo al comando, la sua maglia è giallorossa, il suo numero è il 9 ed è già diventato l'incubo delle difese avversarie. Nella classifica dei bomber prende il largo Vincenzo Dublino con 4 reti in 3 partite, per lui 2 doppiette consecutive. Ci sono diverse new entry nella nostra classifica, in particolare ci soffermiamo su Di Ronza e Andreozzi dell'Under 15 della Casertana. Di Ronza ha dimostrato di essere un difensore col vizietto del gol, siglando addirittura una doppietta. Su palla da fermo è vietato lasciarlo libero, chiedete alla Juve Stabia. Il numero 6 sfrutta il movimento dei compagni, legge bene la traiettoria e incorna a colpo sicuro. Un gioco da ragazzi per Andreozzi, la prima rete stagionale. Subentrato nella ripresa, il numero 18 ha sfruttato al meglio l'assist di uno scatenato Capitan D'Ambra, che come al solito vola via sulla sinistra e offre al centro dell'area la sfera dove c'è scritto spingimi dentro. Andreozzi al momento giusto, nel posto giusto e non si fa pregare, insaccando davvero bomber. Da segnalare anche la seconda rete stagionale di Perfetto della Berretti della Casertana e la prima rete di Manera nell'Under 17 giallorossa e di Minale in quella rossoblù. Sono un centrocampista centrale di impostazione e vengo dal Gelbison Calcio, una squadra di Serie D del mio paese, e diciamo che sono un piede destro a cui piace impostare il gioco, ma anche diciamo fare da interdizione davanti alla difesa. Sì, l'anno scorso ho fatto così bene da meritarmi un posto in prima squadra, penso di poterlo fare anche quest'anno e di impegnarmi al massimo per raggiungere questo obiettivo. Con il Benevento ho fatto diciamo la mia crescita, ho avuto la mia motivazione sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, in quanto sono stato costretto anche a stare lontano dalla famiglia, che era un'esperienza nuova per me e per questo. Penso che il settore giovanile del Benevento sia uno dei migliori in Italia, e non solo dal punto di vista delle squadre di Lega Pro o comunque di queste categorie inferiori, ma anche di Serie A e comunque delle squadre più importanti del nostro campionato. Con Vitto pensavo di trovarmi abbastanza male all'inizio perché stavo lontano dalla famiglia, tuttavia l'organizzazione e quello che mi mette a disposizione il Benevento Calcio mi ha fatto sì che mi trovassi bene. E grazie soprattutto al tutor Daniele De Nigris, che è sempre a mia disposizione e appunto è come un fratello maggiore per me. Il mister penso sia una persona molto brava sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista umano, e che pensa prima di tutto ai ragazzi e poi ai calciatori. La mia ambizione è quella di riuscire appunto ad ottenere un boss in prima squadra e a lavorare bene quest'anno per far contenti tutti, a partire dai mister fino a soprattutto alla mia famiglia. Il mio idolo è Claudio Marchisio, perché prima di tutto lo considero un giocatore abbastanza sottovalutato e poi perché mi trovo abbastanza d'accordo con le sue caratteristiche. Del Benevento ammiro De Falco per le stesse motivazioni, in quanto appunto il centrocampista che spero di diventare. Mi chiamo Alessandro Gianvito, ho 18 anni e diciamo faccio il terzino e vengo da Torre Cuso. In particolare, ce ne sono tanti, però in particolare, come ho detto diverse volte, a Bale, perché è diciamo, il giocatore che ha le caratteristiche più simili alle mie e quindi diciamo, mi vedo in lui. Ovviamente c'è poco da dire, anche perché come loro ho bisogno di imparare giorno dopo giorno e di lavorare per migliorare sempre di più, quindi ascoltiamo tutti insieme i consigli del mister che possono esserci ovviamente utili, e per il resto non c'è nulla da dire. È stata un'esperienza meravigliosa, perché lavorare comunque con un gruppo di gente che ha calcato comunque campi di Serie B e Serie C affermandosi è stato un onore per me e per gli altri ragazzi che stavano con me. Quindi auguro comunque ai miei compagni e agli altri di vivere emozioni del genere e comunque con gente del calibro di giocatori che c'erano allora. Ovviamente per me, essendo beneventano e avendo vissuto fin da piccolo
vivendo ogni domenica allo stadio è un sogno per me, sarebbe un sogno comunque ritornarci e magari affermarmi anch'io qui, quindi spero comunque un giorno di dover tornare in prima squadra. Questo è il mio sesto anno, quindi diciamo che sono tra i più anzianotti qui e spero comunque che non sia l'ultimo qui a Benevento. Beh, il calcio per me è una passione che vivo fin da piccolo, poiché da avevo 4-5 anni che calco campi del genere, quindi non può che essere, spero che diventi comunque il motivo per cui posso un giorno vivere e magari far divertire comunque gli altri. Benevento ormai è diventata una sorta di seconda famiglia, perché qui ormai conoscendo tutti quanti e tutti mi hanno permesso comunque di poter crescere, mi hanno insegnato qualcosa e quindi posso soltanto ringraziare tutti quelli, tutti i mister, tutti lo staff, tutti i giocatori, i miei compagni che mi hanno dato sempre tanto. I mister sono stati tutti davvero utili perché mi hanno fatto davvero crescere, e anche se credo che quello che mi ha dato di più sia il mister Calcaterra, che mi ha cresciuto per i primi 2 anni e che comunque mi ha fatto capire che comunque mi ha capacitato delle mie possibilità e quindi mi ha fatto crescere soprattutto mentalmente più che fisicamente e per il resto. Ovviamente io ho dato il mio contributo è il minimo che posso fare come tutti i miei compagni, quindi spero che comunque anche quest'anno faccia il mio dovere, tra virgolette, e quindi possa andare tutto alla grande. Ovviamente non ci sono aspettative grandi, però puntiamo tutti a dare semplicemente il massimo, a giocarci partita dopo partita e vedere come va a tirare magari le somme a gennaio, e poi speriamo che vada ancora meglio a maggio, a giugno.